ciao da Francesco di portiere calcio.it. Confronto tra Predator Pro e Pro Hybrid Energy Citrus, la seconda colorazione ufficiale dei guanti Predator 2024. Vediamo quali sono le differenze tra i due modelli, perché il taglio delle dita è l'unica e vera differenza tra i due modelli, che però rendono i guanti diversi tra loro. La calzata non cambia in nessun modo, forse il Predator Pro calza leggermente più facilmente perché la zona delle dita, e ci torneremo su più volte, è sì più stretta complessivamente in apparenza, ma in realtà la punta delle dita, ovviamente non avendo lattice, rendono la calzata più semplice. Il modello Hybrid, come si vede, entra nella stessa maniera. La sensazione che si prova immediatamente è quella di avere la punta delle dita sull'Hybrid un po' più costrette all'interno del guanto, che è una cosa che per alcuni può essere positiva perché ovviamente blocca il dito, cosa che invece non avviene sul Predator Pro, che però dà una maggiore mobilità. Sul palmo qual è la differenza? Sull'Hybrid ovviamente c'è più lattice, si vede in maniera chiara che il Predator Pro normale con il suo taglio negativo ha meno superficie di presa rispetto all'Hybrid, e questo può essere il vantaggio per chi vuole ovviamente più lattice. Sul dorso la sensazione non cambia particolarmente perché ovviamente la struttura è pressoché identica. Sull'Hybrid c'è il lattice che riveste la punta delle dita, che prettamente estetica e funzionale nell'ottica di avere le dita maggiormente bloccate all'interno del guanto. Poi per il resto il dorso è del tutto identico, non c'è alcuna differenza strutturale sui due modelli. Quindi spero che questa rapida descrizione serva a chiarire quali sono i dubbi. I guanti sono identici, ciò che cambia è che sull'Hybrid le dita sono un po' più strette, bloccate, ma sul palmo c'è più superficie di lattice. Per alcuni questo è un pregio, per altri invece è sufficiente avere la struttura classica del Predator Pro con il taglio interamente negativo e avere una mobilità complessivamente superiore. Quali preferisco io? Cosa che non dico mai, personalmente preferisco il modello Pro rispetto al modello Hybrid. Questa volta mi esprimo un po' di più, ma è una scelta totalmente soggettiva, perché poi dai sondaggi che facciamo sui nostri canali ci rendiamo conto come invece la preferenza sia soprattutto per il modello Hybrid.